Allora, è abbastanza difficile trabagliare per Furlan in questa situazione perché è una situazione particolare. Siccome che iniziati in Francia, in una regione vicina alla Spagna, e pensi di un mio amico mi ha domandato se sarei di trabagliare per Furlan. Allora, lui è il Furlan, è una lingua trabagliata principalmente in Friul da circa di disarese 600.000 persone. Principalmente è una lingua di origine latina con alcuni mescolanzis celtici. Sono differenti varianti di Furlan perché hanno età baiate dello stesso modo in buona parte dal Friuli Venezia Giulia. Ma principalmente è una lingua trabagliata tra il Pordenonese e l'Udinese, quasi fin a Trieste. Il Furlan è questa lingua che ti insegni fin da bambino, infatti fin da canaiut, perché magari col tempo ti perdi senza la facoltà di sapere trabagliare, colloquia per Furlan, però i nostri genitori sono i nostri non i nostri genitori sono sempre stati bravi a tabiani e non finché eri in Canais per avere un riguardo o comunque per poter tramandare questa lingua entro le generazioni passate. Detto questo, ti direi che il mio Furlan è un Furlan un po' imbastardito perché io adesso vivo a Milano, però sono nato dal profondo Friul, vicino al Tilimint, che è un fiume cal di vita, la zona più veneta dalla zona più furlana. E poi ti vas in su, ti arrivi in Ciarni e poi ti ha un furlano un po' più sierato. Questo è una lingua bellissima, però in questo momento è un po' penalizzata perché non viene insegnata dalle scuole, se non viene più tramandata dai genitori che hanno trabagliato più per furlano. E è un peccato perché è una bella lingua, è un po' difficile perché se non te la impari così dalla tradizione con i genitori o con i nonni o con i parenti è difficile arrivare a tramandarla. I think that's all.